Fabio Mercuri, pittore varesino. Fabio, ma tu sei andato a vedere a Villa Mirabello quel quadro che attribuiscono a Caravaggio, il sacrificio di Isacco, ma cosa ne pensi? È un quadro veramente veramente molto bello. Si dice addirittura che non sia del Caravaggio, è attribuito a lui perché è stato riscoperto molto dopo. Però devo dire che è veramente un quadro di un impatto emotivo non indifferente. Basta guardare le espressioni dei volti, la luce molto intensa sul viso di Abramo e dell'angelo che gli consiglia di non uccidere Isacco. E poi comunque si nota tantissimo l'opera caravaggesca, la sua manifattura, queste forti luci che rompono nell'ombra, che distruggono l'ombra, una redenzione praticamente verso il buio dell'artista. E comunque si vede tantissimo anche il fatto colori molto ricercati, il rosso angelico delle maniche di Abramo, visto dal vero, non dall'immagine, come si vede sempre sui libri, è una cosa impressionante, una cosa bellissima, una cosa Però, che veramente. alla fine però potrebbe anche essere un falso. Infatti non è detto che è del Caravaggio, è stato attribuito a lui per questo genere, perché Caravaggio dipingeva così, no? Dipingeva così, però potrebbe essere un falso. Comunque caravaggeschi ce ne sono stati, da Vita Gentileschi e tutti gli altri. E bisognerebbe approfondire la questione e vedere un attimino se effettivamente tutte le cose coincidono con l'epoca, con il colore come era fatto e tutto quanto. Allora, ci sono due elementi, l'elemento maschile e l'elemento femminile. L'elemento maschile solare è rappresentato in una stanza, comunque che potrebbe essere il mio microcosmo. Quindi l'elemento maschile, perforante, chiaro comunque, rispetto all'elemento femminile che è la parte inconscia, notturna della nostra anima che ancora non conosciamo. Premettendo che il buio non esiste, che è soltanto assenza di luce, no? Detto questa cosa qua, in teoria basterebbe illuminarci per eliminare il buio. E questo qui è un controsenso, perché il buio non potrebbe mai diventare attivo e penetrare la luce del giorno. È una cosa surrealista, perché sarebbe più logico il contrario. Se tu hai una stanza buia con le tapparelle abbassate, apri la finestra, ti entra la luce, quindi il buio si interrompe. Non viceversa, se hai una luce, se di notte, se fuori è buio, perché è notte, dentro è illuminato, apri la finestra, non è che il buio entra e ti rompe. Questo qui invece è la parte del buio che entra, che potrebbe coincidere anche con la parte buia che ci portiamo dentro, che non abbiamo ancora conosciuto. Infatti lui è L'ombra. disperato, che è l'anima, la parte inconscia, e sono le due parti, potremmo definirlo come il conscio e l'inconscio, che si uniscono, e la parte inconscia è la parte che comunque ci fa disperare, perché non riusciamo ancora a integrare noi stessi. Noi ci aggrappiamo ai nostri pensieri come se fossero tutto della nostra vita, mentre è soltanto una parte, perché comunque noi dobbiamo lasciar scorrere tutto quello che possiamo raggiungere nella vita, è una volontà superiore alla nostra.
Invece noi ci aggrappiamo a tutte le nostre conoscenze, tutto quello che abbiamo studiato, e ci aggrappiamo come se fosse l'ancora di salvezza. Ma, no, ma chi l'ha detto che quello che ho studiato non lo sapevo già dentro io prima ancora di studiarla? Sono pensieri che mi ha messo in testa qualcun altro, non sono i miei pensieri. Quali sono i miei pensieri veri? E li ho fatti miei, perché magari mi ci sono riconosciuto, perché magari mi ci sono affezionato, l'ho condiviso e tutto quanto, ma non sono magari pensieri miei. Però lo tengo stretto. E a un certo punto uno, per liberarsi, c'è lo spazzolino, c'è una pastiglia dello psicologo. O uso lo sturacessi, perché siamo talmente intasati nella testa che non riusciamo più a lasciare scorrere quello che viene dall'alto, che è un angelo, e non riusciamo a far andare via i pensieri scuri, quelli che ci fanno star male. Se noi riuscissimo a liberare la testa, in Egitto, nella stanza del faraone, quando seppellivano il faraone, prima della stanza del faraone, della camera mortuaria, esistevano due stanze adiacenti una all'altra, dove da una parte c'erano i corpi e dall'altra c'erano tutte le teste, che stava a indicare che la testa non deve mai interagire con il volere del cuore. E noi invece abbiamo innalzato la testa come centro principale della nostra esistenza. Infatti questa testa qua non ce l'ha un corpo. È soltanto una testa gigante con le braccia e le gambe. La parte del corpo dove risiede il cuore, l'anima, non esiste.